È andato all'attrice Alessandrina Marta Gastini il premio dedicato a Ubaldo Arata, il grande cineoperatore ovadese di Roma Città Aperta. Fabrizio Mattana. Ovada ha reso omaggio ad uno dei suoi personaggi più illustri, Ubaldo Arata, che portò negli anni del cinema muto fino all'immediato dopoguerra il nome della sua città natale in giro per il mondo, collaborando come direttore della fotografia e poi come cineoperatore alla realizzazione di numerosi film di successo. Così da alcuni anni è stato istituito ad Ovada un premio a lui intitolato, che porta sul palco del Teatro Splendor personaggi della zona che si sono distinti a livello nazionale e internazionale in campo cinematografico. L'altra sera è stata premiata l'attrice Alessandrina Marta Gastini, figlia di un noto avvocato del capoluogo di provincia, particolarmente nota per la sua partecipazione ai film Io e Marilyn di Pieraccioni, Questi giorni di Piccioni, Sedie di Godwill, oltre a Lampedusa di Pontecorvo e la serie I Borgia. Da Alessandria è partito tutto con un corso di teatro al Liceo Classico e poi c'è stata la fase romana con i primi lavori in televisione con la Rai e poi quando ho preso un ruolo nel film Il Rito, nel quale ho recitato accanto a Anthony Hopkins, si è aperto questo iter internazionale che ancora sta proseguendo. E invece ho da poco finito di girare un film a Taranto, una commedia di sole donne con Violante Placido, Claudia Pandolfi, Matilde Gioli, Paola Minaccioni, quindi veramente un cast splendido. Ed è una commedia che si chiama Alice non lo sa, diretta da Diego Amodio alla sua opera prima al cinema e che uscirà il prossimo anno a marzo. La serata, dopo una presentazione della figura di Ubaldo Arata a cura dell'Accademia Urbense, è proseguita con l'esecuzione da parte del gruppo Carlo e Nau Quartet di colonne sonore tratte da film famosi. La manifestazione è stata curata e organizzata dall'associazione Ovada 2 Stelle Onlus.